Buongiorno a tutti amici, ben svegliati, almeno io svegliata abbastanza da poco perché come vi ho detto qua siamo durante le feste di carnevale. Beh, oggi è l'8 marzo, visto che però c'è un periodo storico intorno a noi che non mi fa venire voglia sinceramente di stare a parlare di quanto oggi sia la festa delle donne, dico solo una cosa che appunto anche io che sono una persona assolutamente libera, parlo e straparlo a detta di qualcuno, ancora appunto da donna. Sono costretta, ma in vari modi, ma oggi faccio un esempio stupido che ora è stato cancellato perché certi basta, li cancello, ma vedo un commento su YouTube, insomma, più o meno con scritto: io che mi sono laureato in storia mi tocca guardare tipo questa tizia che parla, aspetta, con tanto di offesa stupida, tipo che se non ero truccata sembravo ET, premesso che penso di essere veramente una delle poche persone che fa video su YouTube di sesso femminile che tipo ora faccio appena svegliata, come mille volte è successo, quindi brutta, bella o quello che sia, il mio canale si basa molto su quello che dico, che piaccia o no, veramente l'idea di make-up o dare un'immagine di sé diversa, cioè quanto di più lontano dalla mia persona, appunto la mia faccia di stamattina lo dimostra, ma soprattutto ho capito questa svalutazione, perché io sono laureato in storia, ma io non voglio fare l'arrogante, ma ho due lauree anch'io e soprattutto non capisco perché questa gente non si pone ai limiti a livello costruttivo, dialettico, fai un tuo canale, vlog, blog, quello che ti pare e divulga la cultura nella maniera in cui la reputi tu cultura, ma questo odio, accanimento, insulto verso qualcuno appunto che in realtà fa qualcosa che gli interessa, secondo me è la radice di tanta, tanta violenza, che poi ci ritroviamo anche più visibile in altri modi, ma è proprio il nocciolo della violenza umana. Ora, per esempio, quello che a me sconvolge in questi giorni è una cosa, io sono assolutamente, ovviamente, come tutti, sarebbe un po', è quasi fastidioso ribadirlo, che io sono per la pace, ma sto trovando le posizioni di questi autodefinentesi pacifisti ciò che di più ipocrito esista al mondo. Allora, prima di tutto una cosa, anche a livello di diplomazia e di atti dimostrativi non si è fatto in verità niente. Secondo me queste sanzioni sono ridicole. L'altro giorno, per esempio, al telegiornale vedevo 140 milioni di euro, poi guardi, allora uno yacht di uno da 70 milioni, di un altro da altri 60, e già così praticamente hai colpito due persone con questi 140 milioni di euro. La Russia è immensa, ragazzi, ci vorrebbe ben altro, si dovrebbe fermare il mondo, dovrebbe scioperare il mondo, tutti i capi di Stato di tutto il mondo e qualunque persona significativa dovrebbe recarsi a Kiev, stare là e dire ora bombardate Kiev se siamo tutti, tutti, tutti qua. Perché allora questo è essere pacifisti e non volere la guerra, ma volere dei gesti comunque forti. Sono per il pensiero forte, non sopporto il pensiero debole, per cui sono arrivata, mi dispiace in effetti, perché molte posizioni di sinistra, di solito a me vicine, io non le sto sopportando. Cioè io leggo né con l'Ucraina né con la Russia solo per la pace. Ma di che stiamo parlando? Per cui siamo come se stessimo assistendo a uno stupro e diciamo né con lo stupratore né con la vittima, solo antistupro. Ma di che cosa parliamo? Ma c'è qualcosa che sta accadendo. Io ho la sensazione che stiamo vivendo, parlando, il dibattito televisivo si svolge con uno scollamento mostruoso o disumano tra i ragionamenti geopolitici e quello che di fatto sta accadendo a milioni di persone. Stamattina sento la storia di un ragazzino di 11 anni che si è fatto a piedi tutta l'Ucraina perché il padre è morto e la madre è rimasta ad assistere sua madre, tipo novantenne, che non poteva nemmeno avere speranza di muoversi da lì, e si è presentato da solo, tipo a 10 anni, ai checkpoint dicendo che scappava. Ma questo è ovviamente un altro diamante di esempio, no? Cioè, quello che sta vivendo un popolo è totalmente staccato come vissuto e come partecipazione nostra, e freddezza nei giudizi, dal resto, tutta geopolitica. Cioè, non riesco proprio a capire, poi basta, mi do una lavata alla faccia e ci sentiamo più tardi, ma non riesco a capire in chi pronuncia o scrive questa frase, né con l'Ucraina né con la Russia. Ma che stai pensando? Come si fa a dire né con quello? Come si fa a mettere, come se fossero sullo stesso piano, coinvolte in un conflitto più o meno sullo stesso piano, appunto, due potenze? Allora dici no, vi fate la guerra, noi siamo contro la guerra, non sto né con te né con te. Ma qui c'è un popolo esattamente come noi, appunto, persone che al di là della geopolitica si sono iniziate a vedere le loro normalissime città dove studiavano, lavoravano, bombardate così. Cioè, è diventata tutta l'Ucraina un campo di battaglia, uno scenario di guerra, un mondo che ci eravamo abituati a pensare, appunto, non più possibile, quantomeno in Europa, non perché siamo più fighi degli altri, ma perché in teoria se è nata l'Europa è per portare avanti ben altri valori, appunto, di pace, eccetera. E
E ribadisco, datemi un commento come si fa a pronunciare l'orribile frase né con quelli né con quell'altro. Davvero, poi mi ritrovo a dire che c'era un dibattito appunto in cui lo stesso Fratoianni veniva accusato di essere né. Ma purtroppo io la sto leggendo, magari non è Fratoianni, perché anche lui in effetti diceva facciamo gesti politici, persone ben più importanti di me, molto significative. Ora io non me la prendo con nessuno in particolare, ma la verità è che cioè, io vorrei combattere prima di ogni altra cosa questa posizione veramente melliflua e molle del né con l'uno né con l'altro. No, io se vedo qualcuno che va con un machete ad ammazzare qualcuno, oltre a essere contro l'omicidio, non dico che non sto né con quello né con quell'altro, io sto con la vittima e la difendo. Così come l'esempio dello stupro, così come questo stupro terrificante generalizzato che è quello della Russia sulla popolazione ucraina. No, io sto con l'Ucraina decisamente tutta la vita. Non vuol dire che quello è un paese che non abbia le sue contraddizioni, che non abbia corruzione, che non abbia gruppi di nazisti molto attivi. Tutto quello che volete, tutto ce l'abbiamo avuto pure noi. Ci abbiamo una storia complessissima, ci abbiamo le stragi di Stato, ci abbiamo delle vergogne nazionali che non ci hanno però mai impedito di essere considerati irrinunciabilmente Europa e che mi rendono convinta che se qualcuno bombardasse Roma domani, la reazione internazionale sarebbe tutt'altra. E questa cosa a me fa schifo.